Buona domenica amici della Non Solo Libri, eccoci qui con un nuovo unboxing molto particolare. Una linea che è già uscita da tanto tempo in anche in Italia, naturalmente giapponese, della straordinaria Mamba Bandai, sempre naturalmente con il future dello straordinario Tamashii Nation, ok, dedicata a tante opere, ok, ma da noi sono arrivate le principali fondamentalmente, ha un basso costo ma con una grande particolarità, fa parte di una linea che è Figuarts, non la Zero, che è quella senza articolazioni, ma quindi le Figuarts, quelle con le articolazioni, ma in questo caso che cerca di fare un po' il verso alle Nendoroid di Good Smile, proponendo qualcosa di ancora più collezionabile e ancora più piccolo. Stiamo parlando delle Figuarts Mini, eccole qua! E in questo caso ho preso due personaggi tra i più incredibili e straordinari di due straordinarie opere. Da una parte abbiamo Megumi, ok, eccolo qua, il mitico Megumi Fushiguro dello straordinario Jujutsu Kaisen, e dall'altra parte abbiamo Tanjiro Kamado, naturalmente dell'incredibile Demon Slayer. Due straordinari personaggi, ce ne sono tanti altri, sia per Jujutsu Kaisen che naturalmente per Demon Slayer. In questo caso quella di Demon Slayer in realtà è, di vari personaggi possono uscirne più di una, perché in questo caso ad esempio è quella che rappresenta il water breathing, cioè il respiro dell'acqua, quindi il kata con il respiro dell'acqua di Demon Slayer. Insomma ragazzi miei, e per il resto, prima di iniziare naturalmente a spacchettare insieme a voi con le mie mani come se fossero le vostre, cosa vi ricordo? Che boom, iscrivetevi a questo canale e mettete un bel mi piace a questo video e a tutti gli altri che recupererete, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, ma lo potete fare anche, voilà, qui sotto nei commenti trovate tutti i link a tutti i nostri social, come al solito lista novità, eccetera, insomma, ma anche per sapere quando va in onda la puntata, che sia di giovedì o di domenica, su BOM Twitch, chiacchiera fumetti, io e il mio amico Fabio parliamo di cose geek e nerd, a volte un pochino più serie, a volte un pochino più facete, insomma, tanto per intrattenerci l'un l'altro. Si parte alle 21 con, sul canale di Fabio, Cruzcampo, ricordatevelo, la sua recensione sui fumetti che gli sono piaciuti di più solitamente, e poi 21:30 fino per due orette buone, diciamo, ok, andando verso la mezzanotte su Chiacchiere a Fumetti. Vi ho detto tutto, sì? Sigla! Voilà! Ed ecco qua lo straordinario Tanjiro Kamada nella versione water breathing, quindi con il kata dell'acqua, e Megumi Fushiguro dallo straordinario Jujutsu Kaisen. Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, due straordinarie opere che, come è giusto che sia, Bandai Tamashii in questa linea Figuarts Mini ha voluto omaggiare naturalmente. Eccoli qui, straordinari ragazzi miei. Allora andiamo un attimino fuori, vi faccio vedere prima di tutto le scatole, che non sono nulla di particolare ma rappresentano perfettamente, ok, il contenuto, ok, quindi contenitore e contenuto per il momento assolutamente promossi. E voilà, una l'appoggio qua, l'altra mi serve per farvi vedere una cosa. All'interno della scatola non trovate istruzioni, ma li trovate nelle piccole alette. Quando l'aprite, vedete, qui trovate un po' come naturalmente utilizzare al meglio o evitare di rompere subito queste straordinarie piccole figure. Andiamo, allora, all'interno, stavo facendo veloce, troviamo, eccoli qua, due blister con vari accessori, chi più chi meno. Scusatemi, è mio avvantaggio come sempre. Andiamo a prendere prima di tutto il nostro Tanjiro, voilà, e poi prendiamo, lo metto qua, ok, il nostro, non sto qua a farvi vedere i mini accessori che ci sono dentro, tanto non ci interessa, insomma, quello che ci interessa è il personaggio principale. Eccolo qua, insomma, Megumi e Tanjiro, Tanjiro e Megumi, avviciniamoci, eccoli qui. Notate, guardate ragazzi, guardate come sono piccoli, guardate, ma stanno veramente, io non ho le mani grandissime, non assolutamente, che belli. Andiamo prima a vedere il nostro Megumi, come al solito vediamo vari particolari. All'interno della scatola di Megumi troviamo, come naturalmente anche in quella di Tanjiro, ve lo faccio vedere, dai, questo qua ve lo faccio vedere perché è interessante, è trasparente, ok, è la base, la piattella, con questo particolare, diciamo, bastoncino uncinato che poi serve naturalmente per tenere al meglio il nostro Megumi. E poi all'interno ci sono braccia e uno piccolo stand con l'esplosione del suo potere, chiamiamola così, ok?
Ce la farò? Ok. Perfetto, eccolo qua, ritorniamo sul nostro Megumi. Allora, le prime cose che si possono naturalmente valutare sono la, oltre vabbè le dimensioni, la testa che ha questo movimento circolatorio, ok? Circolare, sferico, boh, non lo so. Qua non a 360 gradi, ma quasi, che vi permetterà naturalmente di impostarla come volete. È molto leggero come movimento, ok? Non ha delle frizioni particolarmente forti, ma guardate, vedete, dove lo mettete rimane. Poi un'altra cosa da notare è che, visto che la figura è molto piccola, credo che abbiano fatto bene, braccia e gambe non hanno, hanno solo l'articolazione principale, non hanno naturalmente nelle ginocchia e nei gomiti nessun'altra articolazione, quindi in qualche modo rimarrà molto più rigido, no, come posizione, ma tant'è che, ahimè. Poi sfumature, capelli, attaccatura dei vari pezzi, eccetera, eccetera, sì, si vede, ma non così tanto, anche perché sono prodotti che vanno dalle 30 alle 35, 36, 37 euro, non di più. Il buco qui dietro, come potete vedere, che vi dà fondamentalmente la, capite che è vero, si poteva coprire magari con un pezzettino che voi potevate avere all'interno, ma che comunque sia il personaggio in piedi da solo non ci sta, quindi è inutile, dovete comunque appoggiarlo se lo volete esporre sulla sua basettina. Particolari come i bottoni dorati, come le suole delle scarpe, sapete che io guardo sempre con il doppio colore, quindi comunque sia che dà maggiore tridimensionalità. E il volto e il viso con varie strati, mettiamola così, soprattutto sugli occhi, di colori e quant'altro, per rendere ancora di più il personaggio un po' così ombroso del nostro grandissimo Megumi Fujiguro. E poi andiamo sullo straordinario, eccolo qui, Tanjiro Kamado, voilà. Allora, prima di tutto una cosa che mi ha sconvolto, io ho anche la precedente versione, quindi questo è quello del kata con l'acqua, poi c'è quello del fuoco, quello normale, eccetera, eccetera. I vari pezzi, vedete che si possono staccare comunque sia della spada, dell'elsa, della custodia, eccetera, eccetera. Qui le braccia hanno magari un movimento aggiuntivo perché la casacca, che riporta anch'essa il buco dietro, ma si nota magari un pochino di meno, è come, ha un movimento, ok? Ondulatorio, come se appunto l'espressione del kata dell'acqua del nostro Tanjiro in qualche modo stia facendo volteggiare anche la nostra casacca. Piedi e braccia, piedi, scusatemi, gambe e braccia come il nostro Megumi, non hanno una doppia articolazione, ma solo sulle spalle e naturalmente sulla coscia che va verso il busto. Il viso è straordinario, guardate anche il fatto di aver ricreato il simbolo iconico di Tanjiro, che sono appunto questi orecchini con il sollevante, mettiamola così, che anch'essi si possono staccare e togliere. Anche qui gli occhi, la bocca, la cicatrice, le sfumature dei capelli, notate come sono fatte veramente bene, i sandali con l'accetto rosso, la suola bianca, ragazzi miei, veramente una straordinaria capacità da parte naturalmente di Bandai Tamashii di sviluppare una linea molto kawaii, molto bella, molto altamente collezionabile, sicuramente personalmente, lo so, non me ne vogliate, però molto di più dei Funko Pop, dai, è vero, costano molto di più, però boh, a me danno molta più soddisfazione. E come vi dicevo, la possibilità di utilizzare magari set che escono per le Nendoroid, eccetera, per quanto le Nendoroid sono un po' più grandi, quasi il doppio, che però magari con delle accortezze potreste utilizzare per creare degli stand particolari, quindi dei diorami all'interno delle vostre vetrine, dove andrete ad esporre queste due straordinarie figure di Mamma Bandai, insomma, veramente belli entrambi. Mi piacerebbe ci fossero ancora più personaggi, magari della Takahashi, i vari Lamu, Ataru Moroboshi, piuttosto che Inuyasha, Kagome, che ne so io, veramente sarebbe bellissimo, perché li vedo proprio in questa versione così pucciosa. Belli, 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 ragazzi miei. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso, straordinari, mi piacciono una cifra esagerata e infatti ne ho presi già abbastanza. Quindi passate nella vostra fumetteria di quartiere e fateli vostri. E intanto noi andiamo ai saluti! Ed eccoli qui, quanto sono carini! Guardate, cioè, sono piccoli anche nelle scatole, ma vi rendete conto? Ah, mi piacciono troppo le cose kawaii, le cose pucciose, tantissimo, come
pack Puck di Berserk, mamma mia quanto l'ho sempre adorato. All'epoca non mi ricordo quale azienda aveva fatto il Puck, in realtà era 1-1 se uno pensa alle dimensioni nella realtà fittizia naturalmente del mitico Berserk. Vabbè, ma chi se ne insomma ragazzi miei, una bellissima linea, grandissima Bandai Tamashii che in qualche modo ha cercato, tra virgolette, sta cercando di portare nuova linfa al mercato dei gadget, cercando magari di dare qualcosa in cui anche il materiale è minore, quindi sicuramente spende un pochino di meno, non di progettazione però. Ricordatevi che una grande spesa quando esce un prodotto è la progettazione che ci sta dietro, tutto il resto, perché è una cosa che noi, di cui noi non teniamo mai conto. Poi la cosa bella naturalmente è, questo ve lo voglio dire, Bandai sta incominciando a fare tanto per quanto riguarda l'ambiente, quindi cercando di utilizzare materiali altamente riciclabili o comunque sia in minor quantità, plastiche e quant'altro, insomma, dovrebbero farlo tutte le aziende, ok? Anche se è vero che produrre continuamente non fa bene all'ambiente, ma se produciamo, perché è giusto mantenere il lavoro e cercare di far girare il denaro in questa società un po' malata che abbiamo creato ormai da tempo, ma lo facciamo con ogni tanto qualche accorgimento, magari diciamo ne possiamo guadagnare tutti, quindi grazie Bandai che in qualche modo lo sta facendo e sicuramente tanti altri lo staranno facendo per forza di cose. Quindi il nostro video finisce qui ragazzi miei, manca l'ultima settimana di naturalmente video su YouTube, dopodiché mi prenderò almeno non tanto per ferie perché non vado, ma comunque una pausa dai video, anche dalle live su Twitch eccetera eccetera, ma sui social ci troverete comunque sia per le liste novità e anche solo per il consigli di lettura in pillole su Instagram e naturalmente su TikTok, quindi se volete continuate a seguirci anche solo per sapere che cosa è uscito. Poi da settembre riprenderemo alla grande, almeno speriamo naturalmente che non capiti qualcos'altro, visto che ogni giorno qui può capitare qualcosa. Insomma ragazzi, io vi mando un abbraccio virtuale, se non ci siamo visti giovedì allora ci vediamo stasera, domenica, per una nuova live, una delle ultime di questa, di questa passata stagione di Chiacchiera Fumetti, Cruzcampo. Se no ragazzi, siete della zona, passate a trovarci per fare anche solo due chiacchiere naturalmente. Ciao!